Questa sera ci troviamo da Gabellini Auto perché è una serata davvero molto speciale. Verrà presentato il nuovo showroom dedicato al marchio Audi, ma attenzione, conosceremo in anteprima due nuovi modelli di questa casa automobilistica. Sto parlando della 6 Avant e della nuova Q8. Questa sera per noi è veramente una serata di festa, celebriamo e apriamo i battenti del nostro nuovo salone. È un impianto molto più ampio che rispetta fedelmente gli standard richiesti da Audi e quindi questa sera abbiamo tanti clienti qui che festeggiano con noi, presenteremo anche le nuove vetture. Però io sono veramente molto orgoglioso della nostra squadra, che tutti insieme riusciamo veramente a metterci tutta la passione necessaria per soddisfare pienamente i nostri clienti. Quindi questo è sicuramente un punto di cui vado fiero. E a proposito della struttura, è una struttura che è stata faticosamente elaborata, quindi abbiamo portato avanti questo cantiere per quasi 2 anni, sempre mantenendo però garantita l'operatività e quindi l'assistenza per i nostri clienti, e questo è anche una nota positiva perché nonostante tutte le lavorazioni siamo riusciti a mantenere il servizio sempre operativo. Ci racconti un po' come avverrà questa serata? Ma adesso tra poco inizieremo a svelare le macchine, quindi ci saranno degli spettacoli, delle sorprese per i nostri clienti e quindi insomma di certo è una serata che rimarrà nei nostri ricordi sia della nostra squadra e spero anche dei nostri clienti. Questo per noi è un messaggio importante perché questa è... Presente all'inaugurazione anche Vincenzo Vavalà, direttore vendite Italia Audi. Una serata molto importante quella di questa sera per due motivi. Il primo perché viene inaugurato uno spazio, un nuovo spazio dedicato ad Audi qui da Gabellini, e il secondo perché viene presentata una macchina molto importante. Sì, è estremamente vero perché abbiamo l'opportunità qui a Pesaro di dare questa nuova esperienza di acquisto a tutti gli estimatori del prodotto Audi, perché grazie alla nuova sede, grazie al nuovo investimento fatto da Yuri Gabellini, abbiamo l'opportunità di offrire questa nuova visione, questa opportunità di gustare, di poter conoscere il prodotto Audi. È uno dei prodotti Audi più all'avanguardia che possono venire a conoscere adesso i clienti di Pesaro, è il nuovo Q8. Q8 rappresenta per Audi l'ottava dimensione, la nuova essenza dello stile e del design Audi, unito a tutto quello che è il comfort, la tecnologia e la qualità di guida dei nostri prodotti. Q8 è l'emblema o più che altro la sintesi del nuovo stilema di Audi, di poter unire il massimo del comfort e il massimo della sicurezza di un SUV insieme a un design estremamente ricercato e ad una qualità estrema di una vettura sportiva. Infatti è un SUV coupé che offre delle caratteristiche decisamente particolari, come ad esempio una vettura senza i montanti, e poi ha delle caratteristiche estremamente importanti in termini di tecnologia e soprattutto di connettività. Ha dei sistemi a bordo di estremo pregio, più di 30 sistemi di assistenza che rendono assolutamente il guidatore nel massimo del comfort, e poi questa estrema elevata tecnologia che consente al cliente di essere costantemente collegato e connesso. Tutto ciò perché? Per il massimo del beneficio nel poter dare la risorsa o preservare la risorsa che per noi è più importante, il tempo. Audi is more significa proprio questo, cercare di salvaguardare quella che è la risorsa più preziosa per noi, il tempo, andando a ricercare quella che noi diciamo la 25esima ora, cercando proprio di salvaguardare il tempo, cercando di dare comfort, relax e il massimo della sicurezza.
Come stanno andando le vendite qui nel nostro territorio? Nel vostro territorio a Pesaro stanno andando molto bene, Gabellini rappresenta molto bene la realtà Audi, sia perché il prodotto è molto apprezzato, ma anche per il servizio al cliente che la Gabellini riesce a dare. Noi siamo leader del mondo premium e questo è un grande pregio. La serata era in collaborazione con Tecnogym. Voi cosa fate in questo desk? In questo momento stiamo facendo la welcome, quindi facciamo firmare la privacy per poter fare le foto, i video e comunque presentare un po' la serata a tutti e anche per poter fare l'estrazione per vincere una wellness ball della Tecnogym. Siete in collaborazione con Tecnogym questa sera? Esatto, sì, assolutamente. Presente anche VR Zone di Milano per fare vivere ai clienti la realtà virtuale. Allora, questa sera siamo qui per fare delle esperienze con i clienti, quindi fargli provare una passeggiata sospesa ad un 50° piano di un palazzo oppure la simulazione di guida delle Audi su dei circuiti già noti nel mondo della Formula 1. Oltre al nuovo showroom dedicato ad Audi, sono stati presentati due nuovi modelli, A6 Avant e Q8. Finalmente abbiamo inaugurato questo nuovo salone perché è arrivato il momento di allargare, visto che la gamma è sempre più ampia, avere la possibilità di esporre tutta la gamma possibile, insomma. Allora, qualche caratteristica della A6 Avant? Allora, A6 Avant, come dicevo prima, siamo giunti alla quinta generazione, modello che è sempre stato leader nel suo segmento di mercato. È una macchina completamente nuova rispetto alla precedente, ci sono sia migliorie di design, che sia di infotainment, sia di sistema di assistenza alla guida e, come dicevo prima, rispetto con Q8, che scopriremo fra poco, il nuovo concetto di New Premium Audi, di vettura addirittura che acquisiscono intelligenza attraverso capacità adattive e predittive e si abituano alle nostre abitudini e quindi migliorano il rapporto cliente-vettura, insomma. La Q8 è una completa la gamma Q, è una macchina totalmente nuova, quindi la prima generazione, è un SUV molto sportivo, quindi è un SUV ma coupé allo stesso tempo, perché vedrete una macchina imponente, però con linee da sportiva, è una vettura che vedrete veramente molto caratterizzata dal calandra davanti e dalla faneria posteriore, motore totalmente ordinabile, il 3000 turbo diesel, prestante, con consumi anche comunque ottimi consumi e un'ottima guidabilità grazie alle ruote e sterzanti posteriori, quindi una macchina da provare, insomma. E poi ancora musica con ospiti di importanza internazionale. Velad e Soul Band, Maurizio Camardi, uno dei sassofonisti jazz più apprezzati nel panorama nazionale, il DJ set di Ivan Contini e Laserman, il performance italiano più conosciuto e ricercato nello showbiz mondiale. E poi ancora la suggestiva coreografia del corpo di ballo Showtime, diretto da Michael David Fields, con l'utilizzo di droni. We'll be right back.
Una serata davvero stupenda, dove tutti i clienti hanno potuto assaggiare le delizie dello chef Andrea Urbani di Guerrino Catering e la meravigliosa torta dedicata alla famiglia Gabellini. Allora, abbiamo lo chef by Guerrino, ecco, che cosa presentate oggi, Andrea? Beh, per l'occasione, visto che è una sorta di apericena, abbiamo presentato un cocktail di benvenuto all'ingresso con tutta la piccola pasticceria salata. Dopodiché dentro ci saranno delle varie isole, tutte basate sui finger food, quindi ci saranno finger food a base di pesce, finger food a base di carne, finger food del mondo del rustico, quindi salumi, formaggi e quant'altro. Ci sarà un'isola con della pasta cotta espressa e poi per finire ovviamente buffet di dolce e torta. Abbiamo visto anche una scultura di ghiaccio. Sì, beh, è chiaro, quella quando ci siamo noi il ghiaccio non manca mai, abbiamo un cuore freddo. No, sì, abbiamo rappresentato questo che è il simbolo dell'Audi ovviamente in ghiaccio, che poi sarà anche riprodotto sulla torta ovviamente. E poi ci sarà un'altra piccola sorpresa nel buffet dei dolci, dove avremo fatto il gelato fatto con l'azoto liquido, quindi al momento in cui c'è un po' di scenografia è un gelato che sicuramente è speciale. Toccante l'intervento di Yuri Gabellini, che sul palco ha raccontato e mostrato con foto d'epoca la storia della sua famiglia, storia di una grande azienda del territorio. Questa è la nostra prima sede, la sede storica di Cattolica, questo è Pianova, Augusto Gabellini, il fondatore. A fine serata il pubblico ha potuto scoprire al piano inferiore un nuovo spazio dedicato all'usato Audi e continuare la serata con balli e musica.